sartori defunti. Giornata di festa, quella di domenica 3 dicembre, dove i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese hanno festeggiato la tradizionale Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. La mattina è iniziata alle 10 con il ritrovo dei vigili del fuoco al distaccamento, alle 10.30 il corteo ha mosso i suoi passi verso la chiesa di San Maurizio Martire, dove padre Fabrizio Macchi ha officiato la messa in onore del corpo volontario sammaurizzese. Al termine della funzione il capo distaccamento Diego Coriasco ha letto la preghiera del vigile del fuoco e, tra gli applausi generali, si è chiuso questo momento solenne. Presente tutta l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Paolo Biavati, il vice sindaco Ezio Nepote e gli assessori Sonia Giuliano, Silvia Aimone, Gigio, Daniela Rigondanza. Era presente anche Andrea Persichella in uniforme dei vigili del fuoco, essendo volontario. Molti labari delle associazioni presenti, dalla Filarmonica Certese alla Filarmonica La Novella di San Maurizio Canavese alla Croce Rossa di San Francesco al Campo. Dopo la funzione, un rinfresco offerto a tutti i presenti nel cortile dell'oratorio. Con il ritorno in distaccamento ha avuto inizio la cerimonia di servizio. Dopo lo schieramento delle forze, il capo distaccamento Diego Coriasco ha chiamato i presenti gli attenti e si è preceduto alla deposizione di un vaso di fiori innanzi al cippo dei vigili del fuoco caduti, ubicato all'interno del distaccamento, e sulle note del silenzio fuori ordinanza sono stati resi gli onori militari. Al termine, un rinfresco per tutti ha fatto da giusto aperitivo al raduno conviviale con la presenza del cavalier Gino Gronchi. Durante il pranzo sono stati premiati Loris Bertino, Jacopo Ciambrone, Loris Ricciardi e Ivan Nappa, che con questo riconoscimento sono entrati effettivamente nel corpo dei vigili del fuoco volontari di San Maurizio Canavese. Al termine del pranzo, saluti di rito. Il primo intervento è stato il vice sindaco Ezio Nepote, che in poche parole ha voluto ringraziare il corpo volontario dei vigili del fuoco per il grande supporto offerto alla popolazione, mentre il cavalier Gino Gronchi ha voluto rendere gli onori al corpo dei vigili del fuoco italiani, il più all'avanguardia invidiato da tutto il mondo. Con i saluti finali del capo di staccamento Diego Coriasco si è chiusa la giornata di festa.